Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un unboxing in collaborazione con il sito Cobiz. Nuova collaborazione con questo sito che adoro. Questi sono tutti i materiali che ho scelto. Ovviamente c'era anche la bustina che ho tolto dove c'era il mio indirizzo. E ho scelto esattamente 14 prodotti. Questa è sempre la lista dove c'è tutto il ricapitolo di tutti i prodottini che ho scelto dal sito di Cobiz. Allora, iniziamo. Tolgo il tutto dal pluriball e ritorno da voi. Iniziamo con gli stampi per la resina, come sempre. Ho preso questi qui, che sono appunto delle campanelle. Centrale c'è un albero di Natale, questo è il codicino, ci sono all'interno 5 pezzi. Mi sono anche scritta la misura, è 70.5 x 63 mm. Questi sono gli stampini, ed eccoli qua. Ci sono appunto presenti 5 e andrò a realizzare le mie decorazioni personalizzate per il mio alberello, visto che martedì entreremo in zona rossa, il tempo ce ne sarà anche tanto e quindi mi vado a decorare l'albero di Natale con le nuove decorazioni in resina. Queste sono davvero molto molto carine, lo stampo è lucido e non vedo l'ora di utilizzarle appunto realizzando il tutorial con queste campanelle. Ok, rimetto di nuovo all'interno il tutto. Queste, se non erro, le ha prese anche Eli. Ciao tesoro, ti saluto nei video. Poi per la resina ho preso anche questo mega stampo, ma è gigante, è giganterrimo questo stampo. E quindi 36 cm è uno stampone di quelli giganti. Questo è il codice ed è appunto lo stampo per realizzare le letterine e i numeri. Aspettate che ve lo mostro da vicino ed ecco qua sua maestà lo stampo. Allora, sono davvero grandi le letterine, sono belle belle. Volendo ci posso realizzare dei portachiavi, perché no? Facciamo un po' di cotone. Vedete? Davvero bellino. E poi sotto ci sono i numeri. E quindi anche questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Adesso lo arrotolo perché sennò non so dove metterlo. Poi, per quanto riguarda gli stampi, ho preso solo quei due, poi ho preso questa scatolina, perché siccome ho preso tanti cipollettini non sapevo dove metterli, ho preso questa scatolina, questo è il codicino, è 7 x 13 cm, e queste qui le trovo comode, come dicevo prima, per i cipollotti, perché ha questa chiusura fatta in questo modo, e poi ci sono gli scomparti che sono, si possono ovviamente modificare. Se ho più cipollotti di un colore posso togliere questo separé e fare un'unica cialda. Lo trovo davvero comodissimo. Ovviamente tutti i prodotti che ho scelto i link li trovate anche giù nell'info box. Poi ho preso quest'unica scatolina natalizia, eccola qua, questo è il codicino, questo misura 18 x 9 cm. All'interno c'è solo una, l'ho presa più che altro per vederla, perché già avevo scelto in passato delle scatoline fatte in questo modo, però non avevano questa sorta di trasparenza qui, erano tutte in cartoncino in un unico colore. Queste invece hanno questi disegnini natalizi con questo orso, con gli alberelli e anche il pupazzo di neve, e sono fatte appunto in questo modo, vedete, si abbassa questi due lati per poi chiuderle. E poi c'è questa finestrella e tra parentesi si vedono le creazioni, ecco, dalla finestrella. Non so se mi piace questa versione sinceramente, perciò ne ho presa solo uno per vederla, per testarla con le creazioni all'interno. Tipo per esempio un braccialetto ci può anche stare, perché il braccialetto lo metti così e quindi si nota, con un cartoncino si nota tutto il braccialetto. Già gli orecchini non so, boh, devo vedere se mi convince o meno. Al momento in ni, devo valutarla con all'interno le creazioni, quindi ne ho scelta solo una, così vedo se mi può piacere o meno con le creazioni all'interno.
Poi ho preso quest'altra bustina dove c'è altro materiale creativo. Ho preso questo pompon, questo è il codice, è un pompon chiaro bianco e voglio realizzare appunto un portachiavi con questo pompon come decorazione. Qui c'è il gancino, non so se si nota in mezzo ai paletti, c'è il gancino e volendo ci si può aggiungere anche un moschettone per poi collegarlo all'anellino per inserire le chiavi. Questo più che altro l'ho preso per me perché mi piacciono le cose spilusciose. Poi ho preso un po' di perline. Allora, partiamo con queste qua, che sono le Delica della Miyuki. Questo è il codice, le DB0653, e sono le Opaque Pumpkin, cioè la zucca. Ed è un colore spettacolare, davvero bellissimo. Ve lo mostro anche senza luce, ed eccolo qua. Bello bello, questo mi è piaciuto davvero tanto. Poi ho preso altre Delica della Miyuki, questa è un'altra colorazione, eccola qui, e sono le DB0654 e sono le Opaque Maroon, sono sempre 10 grammi, ve le mostro anche queste senza il flash, davvero belle. Poi si assomigliano un pochettino al mio smalto, però sono un pochettino un po' più scurette. Queste sono sempre da 10 grammi. Poi ho preso altre Delica della Miyuki, eccole qua. Queste sono le DB0391 ed è un bellissimo colore. Questo me ne sono follemente innamorata perché ce l'aveva una mia amica, Monietta. Aveva realizzato una creazione con questa tonalità ed era stupenda. Queste sono appunto le MAC Opaque Olivine Luster, se non erro. Sì, ho scritto Luster. Molto molto belle, bellissimo colore, ve lo mostro anche questo senza luce, anche se senza luce non rende perché sono in un angolo buio della casa. Davvero belle queste, e insieme sono spettacolari, cioè ve le mostro tutte e tre insieme, sono bellissime, eccole qui, davvero belle queste due insieme, piace tantissimo, ma anche tutte e tre insieme sono davvero belle. Rimetto il tutto all'interno. Ok, poi ho preso queste qui che sono sempre della Miyuki ma sono Rockail. Questo è il codicino RR02038, perché sono sì 2038. Queste sono da 15 grammi, questa è la colorazione e sono le Matte Opaque Light Demin Luster. Un color demin, davvero molto bello. Ve lo mostro anche questo senza flash. Bello bello. E sono appunto le Rockail della Miyuki, le 110. Bellissimo, questo anche con questo pumpkin è perfetto. Poi ho preso in ultimo, aspettate, queste sono un paio di orecchini, vabbè ve li mostro adesso, questi qui che sono dei perni, li ho presi per me, sono carinissimi questi perni che volendo possono essere utilizzati sia con la creazione e sia ovviamente anche così, davvero belli, ed eccoli qua, belli belli con questi zirconcini. Si aprono in questo modo e poi si chiudono. Volendo o ci si può mettere una creazione sotto oppure possiamo indossarli anche così. E all'interno ce n'è una coppia. Ah, in metallo ho preso anche questo che è un portachiavi in acciaio a forma di stellina. Eccolo qua. Davvero molto carino. Infatti mi andrò a fare un portachiavi per me. E poi ritorniamo alle perline, ho preso le Half Tila e le Tila,
solo che credo che si chiamino Caro più che Tila, perché qui c'è il loghino della Preziosa. Io ho preso poche volte le cosine della Preziosa, però le ho comparate alle Tila della Miyuki e sono identiche. La misura è uguale, la forma anche. Volevo aprirle ma non riesco a capire dove è il verso. Ok, qui. Ed eccole qua, sono regolari. E vi metto anche qui una foto dove vi metto a paragone queste qua della Preziosa con le Tila della Miyuki, per mostrarvi appunto che la forma è identica. Bellissima colorazione, che è una sorta di color cobalto. E all'interno sono presenti 200 pezzi. Questo è il codicino e poi ho preso anche le Half Tila. Anche qui c'è il logo della Preziosa. E le ho prese in questa colorazione copper, che sono un po' più piccole rispetto alle Tila. Sono sempre 200 pezzi. E poi le ho prese anche in questa bellissima colorazione particolare. È un pochettino, vedete? Da una parte è rossa e da una parte è dorata. Davvero davvero belle. Anche queste sono sempre 200 pezzi. Questo è il codice. Questo qui è il codice. E non vedo l'ora di provarle, di testarle queste perline. Non le ho mai lavorate, cioè non ho mai creato dei design con queste perline. Con le Tila sì. Infatti vi inserirò nella id informazione il progetto che ho realizzato appunto con le Tila. Con le Half Tila ancora devo provare, quindi questa magari sarà la volta giusta, non lo so, vedremo. Lo scopriremo solo vivendo. Però sono davvero belle queste colorazioni. Tutte le colorazioni che ho preso di perline sono davvero soddisfatta, specialmente delle Delica della Miyuki e anche le Rockyle, sono davvero uno spettacolo. Ragazze, questi erano tutti i prodottini che ho scelto dal sito di Cobiz. Seguiranno ovviamente due video in collaborazione con il sito, magari sarà uno di perline e uno di resina, non lo so, ancora sono un po' indecisa. Poi ovviamente li vedrete qui sul canale, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche del canale. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!